Albano e Romina, il cantante chiarisce il rapporto con l'ex moglie Vin Zuiden. L'artista di Cellino San Marco prende finalmente una posizione ufficiale. Albano ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera, in cui ha parlato di diversi temi, tra cui il suo rapporto con Romina. I due hanno presenziato insieme a Maratea per la serata di Capodanno, ospiti della trasmissione L'anno che verrà, video, condotta da Amadeus, che ha vinto nettamente la sfida degli ascolti TV con oltre 5 milioni di telespettatori. Merito anche della storica coppia, su cui il gossip nelle ultime settimane si è letteralmente scatenato. Tra fake news su Loredana Leciso e quant'altro, il nuovo anno è iniziato con una serie di dichiarazioni ufficiali da parte del cantante di Cellino San Marco, destinate a mettere la parola fine sulle false indiscrezioni che circolano da più di un mese. Come fratello e sorella. Il giornalista Andrea Lafranchi ha chiesto ad Albano quali siano oggi i suoi sentimenti per Romina. La risposta dell'artista pugliese non si è fatta attendere, chiarendo che il loro rapporto può considerarsi come quello tra fratello e sorella, specificando come la loro storia d'amore sia terminata da 20 anni. Le parole del cantante di fatto chiudono a qualsiasi possibile ritorno di fiamma tra i due, a patto che corrispondano al vero, ma non abbiamo modo di dubitare di ciò. Come fratello e sorella. Frase che pesa come un macigno sulle speranze di milioni di fan della storica coppia, i quali si auguravano ad un ritorno insieme. Il cantante putiniano, come è stato definito dal giornalista del Corriere della Sera nel corso dell'intervista, ha inoltre confermato il suo ritorno in televisione nel ruolo di giudice a The Voice, il talent musicale di Rai 2 che dovrebbe prendere il via a partire dalla prossima primavera. Invece, dall'1° gennaio 2019, il Carrisi darà il suo addio alla musica. Nella conversazione con Lafranchi, l'artista ha spiegato che la scelta è dettata dal rapporto con la salute. Quasi un anno fa, come ricorderete, fu colpito da una ischemia. Pochi mesi prima invece era stato colpito da un doppio infarto, che non gli aveva comunque impedito di partecipare all'ultimo Festival di Sanremo presentato da Conti. Il sodalizio musicale Albano, Romina proseguirà anche nel 2018. Nei prossimi giorni i due saranno di scena in Germania, precisamente a Berlino, la capitale del paese tedesco, che vedrà i due esibirsi in una seconda occasione nel corso del 2018. Per buona pace di Loredana Leciso, video. Da solo, il cantante di Cellino San Marco sarà impegnato in Cina e in Australia, a testimonianza della fama internazionale acquisita in una lunga e felice carriera, nonostante i genitori avessero sognato per lui un futuro diverso.